è comparata la improvvisazione che ha per titolo Il Trucco. Il numero di giocatori è tutti. La categoria è alla maniera di documentari scientifici per i casuali e telecronaca sportiva per gli improbabili. La durata è di 2 minuti per ogni squadra. 2 minuti per una telecronaca sportiva e per un documentario scientifico. Oh, quindi se vi mancava la televisione avete detto per una sera cara vi porto a teatro così non guardiamo la televisione, ecco, ve la beccate anche stasera. Il signor arbitro userà il pack su XXX. Ecco, poi perdiamo anche quello, mi rompe il patinoire, perde il pack. Bianco! Penso loro! Penso loro! Pensa loro! 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 Casuali! Buonasera! Benvenuti in un magico mondo, un magico viaggio, un magico biondo. Un biondo vagio, un magico biondo. Questa sera vi faremo vedere, assaporare le magie. La prestibilità, la magia, con l'aiuto del nostro mago, che ora comparirà qua! Notare lo sguardo da mago. Ora c'è? Ora non c'è. È un mago eccezionale, un applauso a noi. Questo mago è capace di dividere in quattro una donna. Non è una donna qualsiasi, è sua moglie. Basta mago, è sua moglie. Con l'aiuto dell'assistente, il marito della moglie. Magia, signori, magia! Il mago ora dividerà in due la moglie, e la moglie anche dell'assistente. Prego! In due! 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 E ne comparirà soltanto come per magia. Avete notato? Nessun trucco, nessun inganno. Lei è la sorella della moglie del marito. Vedremo ora la telecronaca sportiva. Buongiorno signori, anche oggi l'appuntamento con lo sport estremo. Il gioco delle tre carte. Ecco signori. Le tre carte sono attualmente immobili, ma attenzione, guardate il giocatore professionista alle spalle delle carte, come muove velocemente le carte, non si capisce più nulla ragazzi, signori. Attenzione, no, aspetta, replay sul numero 46, ho visto un numero straordinario, signori, signori, fantastico, Vede a malapena il gioco incredibile, signori. Ok. Signori, non è un mago, è un mito. Ma andiamo avanti. Calma, sono di nuovo fermo. Io non saprei quale scegliere. Voi quale scegliereste? Io non saprei, sono confuso. Ma adesso proviamo di nuovo. La secondo gioco, presto. Vogliamo vedere il secondo gioco, velocissimo, avanti veloce, ma non siete nulla, pausa, attenzione, guardate qua, ecco qua il trucco, vedete la mano, vedete, la carta girata, è così, è dietro, è avanti, è un grande, lei, porca miseria, guardate quanto sono tutti confusi, io sono... Scegliete! Io punterei
forse un euro, ma non ci sto! Non ci sto! Ma aspetta! Il trucco credo di averlo capito. Tra le tre carte non ce n'è una rossa, non ce n'è una gialla, sono tutte nere. È stato passato il palo di fuori categoria per la squadra dei casuali. Un ennesimo fallo per i casuali. Metto la tenda. Costruisco anche un palazzo, se non davanti. Non entro in merito delle questioni di parentela perché non me la sento, ma un documentario scientifico che chiede addirittura l'applauso del pubblico. Sono adepti di caciocco per questo documentario. A noi piace così tanto il suono del kazoo che cerchiamo di fare dei falli per pur di sentire il suono. D'altra parte siamo i casuali. Ecco, su XXX Platea. Devo legare la fine del mese, se non si chiede. Il vostro voto, grazie! XXX Platea, così troverete sadismo! È mista questa improvvisazione che ha per titolo Caro, viene il parroco per cena. Cioè non paga la luce e vengono anche a mangiare a casa nostra. Perdonatelo. Vado un attimo a fare una telefonata a mia moglie. Eravamo a dire caro, viene il parroco per cena. Di nuovo. Il numero dei giocatori è massimo 2 per squadra. La categoria è buzzer. La durata 4 minuti. Io non so,